C'era il criterium degli assi con Saroni e Moser in via Cavour alla partenza, c'erano tante corse in linea circuito cittadino che raccoglievano intorno a sé calore popolare e tanta partecipazione di corridori. Oggi a Vittoria invece il ciclismo vive una fase di stanca ed è affidato unicamente alla buona volontà di pochi appassionati che con notevoli sacrifici cercano di mantenere vivo il fuoco di questo sport definito povero ma sicuramente vero ed emozionante. Una volta forse si organizzavano più gare perché magari erano strutturate in maniera diversa, nel senso che le leggi sulla sicurezza della strada, quindi le dovute autorizzazioni e anche... Mettiamo pure i costi, perché adesso i costi cominciano a essere elevati, sì. E quindi si cerca di fare magari meno gare, un po' più in sicurezza, ecco, più che altro si tratta di questo, di avere le persone giuste al posto giusto, con le dovute autorizzazioni. Come società, 1, 2, 3? Come società, comunque abbiamo la provincia di Ragusa, gode comunque di ottima salute in ogni caso, perché abbiamo parecchie società nel Ragusano. La cosa bella che... E vorrei dire questo perché abbiamo atleti di spicco vittoriesi che comunque non corrono solamente a Vittoria, proprio per dare verve diciamo, alla competizione si iscrivono magari in altre squadre, magari a Ragusa, abbiamo Mortillaro a Ragusa per esempio, per dirne qualcuno, Giliberto con un team di Avola, però questo fa sì che tra di loro si possano incontrare e quindi fare veramente gara, fare competizione, e questa è una cosa fantastica perché c'è sempre il gioco di squadra, quindi le fughe, le riprese, i controlli nella squadra per quanto riguarda i gregari che danno una mano, quindi si crea un bel movimento, questo è proprio lo spirito agonistico della competizione per cui i ragazzi si allenano duramente durante l'anno.